Vi starete chiedendo Perché registro alle 3 di notte? perché non ho tempo durante il giorno. Ma bentornati ragazzi in questa sesta parte di Pokémon Platino Fusion Lock. La scorsa parte è andata molto molto bene, quindi continuiamo con il video e non con le live. Sono le 3 di notte, come avete potuto vedere dalla intro, semplicemente perché appunto non ho il tempo materiale per farlo durante il giorno. Non posso registrare, quindi faccio di notte, semplicemente. Quindi dirigiamoci verso Flaminia e probabilmente anche verso Rupepoli. Perché ho visto tutti quei punti interrogativi? Non lo so. Ma continuiamo. Ho i Pokémon davvero 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 messi malissimo. Non so come riuscirò a uscirne da questa situazione. Probabilmente grazie a Toss, ma non ne sarei nemmeno tanto sicuro, perché Toss è forte, però non è stato forte abbastanza da distruggere quel Tyranitar. E quello Zoronine mi fa paura. Darei subito la super pozione almeno a Toss, perché è l'unico Pokémon che può lottare oltre a Hit. Però Hit è andato KO e non so proprio come ne uscirò da questa situazione. Probabilmente con un altro Colemorse. No, mi ha fatto spora. Svegliati! Ho capito che è sera, tardi, notte, fonda. Ok, benissimo Toss. Io andrei a curare i Pokémon e tornerei qui. Inoltre mi dovrei ricordare che in squadra ho pure un uovo e che non so cosa uscirà da quest'uovo. A meno che non sia un Togepi. Riobble ancora, la fusione tra Riolu e Gible, che non abbiamo ancora avuto il piacere di trovare selvatico. Magari potrebbe entrare nel nostro team. Chi lo sa. Altra allenatrice. Ecco Lucar Jump, l'evoluzione di Riobble. Davvero davvero fatto molto bene. Questo me lo ero spoilerato. E Machoke. Ciao Machoke, come stai? Igglybuff, il piccolo Igglybuff che è andato KO. E mettiamo Hit, giusto per provarlo. E ti farei subito un Garadragon, un Dragartigli. Un altro vai giù? No, un altro però vai giù. Da Hit si pronuncia essere un bel Pokémon. Un bel Pokémon bello forte. Quindi fatemi sapere se lo volete tenere in squadra, perché qua vi ricordo siete voi a comporre la mia squadra. E ovviamente io vi do ascolto, perché voi venite prima di tutto. E a proposito, mi raccomando, lasciate un bel pollicione se come al solito volete continuare a vedere la serie tramite i video e non come live. Perché se non riscontreremo un riscontro positivo in questo video, sposteremo la serie in live, come detto più volte. Intanto Toss è arrivato al livello 31, molto molto bene, il nostro Pokémon più forte, incredibilmente. Cioè lo volevamo cacciare e invece rimane come il nostro Pokémon più forte. Dai, dobbiamo arrivare. Dai, perché non hai fatto sottomissione. Bravo, Sparkling. Benissimo, che tra un po' ti evolvi pure tu. 5 livelli, ebbene. E non so se faremo la torre. Probabilmente sì, però in volata, proprio di velocità. E dovrei andare a comprare delle pozioni. Per favore, mi lasci andare, Barry. Dovremmo anche dirigerci verso le rovine di Flaminia. Io non ho la minima voglia, però dobbiamo farlo. Si sta schiudendo. Fammi vedere chi sei. Non voglio guardare. Ok. Mi fa schifo. Quindi non lo userò. Vabbè, io faccio le rovine. Ci vediamo quando trovo Scacciabruma. Scacciabruma trovata. E ora verso Rupepoli. Sconfiggiamo subito questo tizio che lo vuole prendere, evidentemente, con uno Stuntler. Stuntler è un Pokémon parecchio, parecchio rompipalle, ecco. Proprio per non essere volgarissimi. Oh, Deidile. Figo. Figo, io lo catturerei. Poi se ci piace bene, se no lo leviamo. Ok, niente. Evidentemente era anche di tipo acqua, non ci avevo pensato. Continuiamo. Snerlia, se la troviamo maschio, se lo troviamo maschio, potrei anche prenderlo, dato che l'evoluzione maschile di... Ho scoperto che ha un'evoluzione maschile, sì.
di appunto Snerlia è un Gallade fuso con Weavile ed è molto molto figo, quindi perché no? Intanto abbiamo visto un Magnemite fuso con un Diglett originale, va bene. Un Regice, benissimo, però con Assomeran ti dovrei distruggere forse un'altra volta. Ok. Poi chi hai? Vuole imparare? Chupavidas, Sanguisuga. No. Shinx io metterei Hit, sapete. Tanto non è che ci faccia granché. Brazzo Pincio, Pugno Spine di nuovo a Malcomune. Vai, allora Bolla Neblina. Facciamo un Garra Dragon. Ok, benissimo. Benissimo, inoltre qua possiamo battere alcuni allenatori per prendere del latte mumu, quindi direi di farlo, però tagliando. Latte mumu preso, qua intanto vediamo gli Psyduck che ci bloccano il passaggio, quindi dobbiamo solo dirigerci verso Rupepoli. Qua si trova qualcuno di interessante? Dradisol, l'evoluzione... Correggetemi nei commenti, dite non si dice evoluzione ma fusione, va bene? Grazie. La fusione tra Absol e Dradigon, davvero davvero figo. Dai, scopri rovine, scopri come perderai. Tanto ha uno Slowbro parecchio resistente, eh? Quindi direi di mettere Sparkling che almeno ha Fendifoglia e quindi ciao Slowbro. Tartwig, il mio caro Tartwig, no, come posso distruggerti? No, aspetta, ha fatto rimbalzo? O volo? Aspettate, no, penso rimbalzo a sto punto, non può essere volo. Non può essere volo, dai, botte, cosa vorrebbe dire botte? Prendiamo un Eteremax, utile l'Eteremax. Tu ci dai un MT? Ci dai un MT? L'MT 66, che non... Vendetta, ok. Sto per dire, non so cosa sia, invece vendetta. Ok, non abbiamo taglio, quindi proseguiamo da questa parte. Più spediti che mai. Venomoth, picco taladro. Ciao Venomoth. Due fantallenatori, quindi lotte in doppio. Dai. Jurassic e Sparkling, lesti. Ok, Toxicroak e Lantern. Io direi picco taladro, quindi perfobecco su Toxicroak. E Fendifoglia su Lantern. Facciamo un bel danno ad entrambi, ma non gli mandiamo KO. Inoltre quel Lantern fa Dragodanza. Si mette un pochino male. Facciamo così. Lantern giù. Ha fatto abbagliante, però quel Toxicroak va KO. Toss è fortissimo, dovrei cambiare il condivisore esperienza. Dovrei darlo appunto a Hit. E questa penso sia... metà testata, quindi direi di sì. È una mossa che adoro, quindi ci sta. La proviamo subito. Se ci danno l'occasione, cambiamo Toss e cambiamo in Hit, giusto per giocare anche con loro. Come non detto, ma perché? Perché le gufo? Allora, facciamo subito metà testata. Adesso state a vedere che non è metà testata e faccio una figuraccia. Ok, vediamo. Vediamo Toss. Ok, metal testata. Confermato. Corsapras, ma è fighissimo. Lo voglio. Dov'è che si trova? Lo voglio. Ok, ha fatto bullo su Toss. Non dovevi farlo, amico. Non dovevi farlo. Anche se vabbè, ti abbatte Jurassic, però non dovevi farlo. Non si bullizzano le persone. Non si bullizzano, non si fa. Ok, siamo finalmente giunti a Rupepoli. Qua inoltre ci doveva essere un uomo che regalava Porygon nei giochi originali. Nel gioco originale. Vediamo un po'. Vediamo. Ah, sempre un Porygon. Va bene. Va bene. Quindi depositiamo lui e Togivi, se non sbaglio. E poi proseguiamo verso la palestra. Giù lui. Poi sposta oggetti in squadra. Toss e lo mettiamo ad Hit. Molto molto bene. Lucinda ha perso il Pokédex. O dire meglio Maya. Perché è Maya, non è Lucinda. Quindi Omar il distruttore, miglior capo palestra di sempre. Davvero una personalità di ferro. Anche se non è ferruccio. Che bello battutone. Omar il distruttore, sei la mia speranza.
Sin confirmed. Ok, intanto tu vai a cercare il tuo Pokédex. Noi andiamo in palestra a battere, appunto, Marzia? Si chiama Marzia, sì. Dovrebbe chiamarsi Marzia. Dobbiamo essere più decisi, dai ragazzi. Dai ragazzi. Siamo in una palestra di Pokémon di tipo lotta, quindi la nostra dirompente potenza deve farsi sentire. Tanto contro un Seal, lo sapete che Dewgong è uno dei Pokémon meme del nostro canale, quindi a malincuore ho dovuto abbatterlo. Bellossom, giù anche Bellossom, Mit sale subito al 19, vedete un po'. Electrike e giù anche Electrike. Nella prossima parte inoltre si dovrebbe evolvere Jurassic, secondo calcoli matematici. E sconfiggiamo pure te. Sconfiggiamo pure te. Yanma, picco taladro. Ciao Yanma, come stavi? Ah, come? Morto? Ah, vabbè. Ferroduo, mettiamo Toss, perché ha una mossa di tipo fuoco, quindi lo abbattiamo subito. Poi Weavile. Niente da... cioè, non puoi farci nulla. Abbiamo il Pokémon pronto contro ogni tuo. Basta provarci, gioco. Non puoi sconfiggerci. La Fusion Lock la finiamo. La finiamo e come? Ecco, però qua dopo come passo? Come passo? Ok, Quagsire abbattuto. Metang. Osomerang, ok. Avevo paura che avesse levitazione, però non è così. E ora come passiamo? Cioè, ci sbarri la strada? Anche tu ci sbarri la strada? Forse di qua? Ok, si può passare di qua. Quindi andiamo. Uno giù. Distruggiamo anche l'altro, perché sì, ci sta. E poi abbattiamo anche la fila centrale, che servirà per arrivare da Marzia. Questa è una delle palestre un po' più intricate, se così vogliamo dire, della regione di Sinnoh. Allora, prima dobbiamo abbattere quello. Ok, ho sbagliato. Non bisognava abbatterlo da lì, ma dall'altro lato. Benissimo, Diego, ti ricordi tutto di questa palestra, mi raccomando. Non è vero che ogni volta che ci arrivi devi spenderci mezz'ora della tua vita. No, ma va là, figurati. Allora, vai anche quello. Poi, vai di qua. E spacca quei copertoni, bravissimo. Poi vai sopra e abbattiamo anche quella fila là. E poi abbiamo l'ultimo vicino a quel karateka. Benissimo. Siamo quasi da Marzia. Però dobbiamo batterlo in fretta. Dai. Fortress. Vai con Osomeran. Quanto male mi hai fatto. Mettiamo subito il buon Toss che ti distrugge in un colpo. Patadegnea. E basta. Curiamo un attimo Jurassic, perché sennò è ingestibile la cosa contro Marzia. E poi abbattiamo pure quei copertoni di qua. Ok, benissimo. Andiamo. Marzia ci sta aspettando. Anzi, la nostra medaglia ci sta aspettando, perché Marzia sarà come non batterti. Cioè, tu sei scarsissima, Marzia. Non te volevo dire così apertamente, però vabbè, lottiamo, vai. Tra l'altro il suo nome spagnolo è Brega e ha subito Latios. Va bene, vai hit con Dragartigli. Ce la devi fare, hit. No, vabbè, hit non puoi farci nulla tu. Evidentemente, bolla yellow, vai, un'altra bolla yellow per favore. No, Sparkling, no. Però io non voglio perdere le ore. Vai con metal testata. Ma congelato, no, ma congelato. Ma sei serio? Sei serio? Ma con tripletta mi puoi congelare così? Ma non ci credo. Ho pure sbagliato a cliccare. Ma congelato di nuovo. Non ci credo. Io torno subito ragazzi. Ok Marzia, questa volta non sarò proprio così clemente come è successo l'altra volta. Quindi partiamo subito con Hit, che almeno ti fa un Dragartigli. Poi io cambio in Toss, dato che tipo acqua non mi fai nulla, esatto, con la tua bella martellata. Tripletta mi ha paralizzato, ovviamente non può agire. E almeno quella Latios se l'abbiamo buttato KO. Idragator, mettiamo Hit, che almeno penso di fargli qualche danno, no? No, assolutamente no. Vai con... no, ma...
Non è possibile, non è possibile, è troppo forte, è troppo forte. È troppo forte, io non posso batterlo. Non posso assolutamente batterlo, è una cosa impossibile. Dovrei fare super pozione su Toss, perché è il mio unico Pokémon in grado di lottare, però è paralizzato pure. Cosa faccio, cosa faccio, cosa faccio? Proviamo a togliergli la paralisi. Ok, quindi adesso tu sei confuso. Almeno l'ho battuto. Però potevo batterlo un turno prima. Ampocena! Sì! Siamo a cavallo! Adesso ha tipo la mossa più forte del gioco. Però vabbè. Dettagli. Dettagli. Con una spaccarocce gli facciamo un boato di danni. E abbiamo battuto Marzia con Toss! Grandissimo Toss. Perché volevo togliere Toss? Non lo so perché volevo togliere Toss. E perché sto ripetendo Toss? Non lo so! Beh ragazzi, abbiamo ottenuto la medaglia Coccio e anche l'MT60, che dovrebbe contenere Drain Punch, ovvero assorbe pugno, sì. Adesso usciamo dalla palestra e troveremo appunto Lucinda disperata che ha perso il Pokédex. Ma questo lo vedremo nella prossima parte. Io per oggi vi ringrazio per essere stati con noi in questa sesta parte della Fusion Lock. Mi raccomando, come al solito, lasciate un bel mi piace per sostenere la serie al meglio. Mi raccomando, superiamo almeno i 300, proviamo a farcela. E come al solito, commentate con le vostre impressioni, con le vostre appunto idee. E condividete il video con i vostri amici. Se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale. Noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Ciao allenatori!